Eppure e buongiorno, su! Benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi faccio un video che mi è stato richiesto praticamente di far vedere dietro le quinte dei miei video. Allora, quando faccio video funziona così di solito, cioè di solito sempre. Vabbè, mi alzo, faccio le mie cose e poi vado ovviamente a truccarmi. Mi trucco, mi pettino e mi vesto, giustamente. Poi niente, vengo dove registro i video e inizio a preparare tutto, ok? Allora, praticamente, adesso giro la telecamera e vi faccio vedere. Allora, questo è il mio angolo dove registro. Adesso devo sistemare il divano, metto tutto in ordine e a posto e poi posiziono le luci. Adesso facciamo una cosa alla volta. E allora, divano sistemato, l'orsetto deve stare così, non cadere. Teddy, stai lì? Ok, e ora sistemiamo le luci. Quindi questa qui andrà frontale. Srotoliamo. Allora, questa andrà frontale, così. Questa andrà laterale, sì, che non fa una luce fortissima, che tra l'altro l'altro giorno per fare il video è caduta e si è spaccata, perché questo è rigido. Non fa una gran luce, però mi toglie un po' di ombre dal viso. E poi, come terza lampada, sempre per il laterale, metto questa, che abbiamo usato un piedistallo degli ombrellini da fotografia praticamente, anche da video, solo che non abbiamo mai comprato le lampadine e per cui sono, diciamo, inutilizzabili, e quindi abbiamo sfruttato questo piedistallo e ci ho messo la lampada dell'IKEA, perché allora con questo braccio, aspettate, con questo braccio io la posiziono dove voglio e come voglio, così almeno non ho le soft box che sono molto ingombranti. E le ho lasciate da sola, sì, da sola, le ho lasciate di sopra. Allora, questa è la mia posizione video. Poi, vabbè, mio microfono che fa i capricci, perché negli ultimi due video mi sono accorta che nonostante l'avessi acceso, nel video di Zara, avevo il microfono addosso acceso, ma il volume, cioè, però non andava perché il volume era normale, e me ne sono accorta soltanto appunto nel montaggio, mentre il video che ho fatto dopo invece andava, quindi non so che cosa va e non va. Da quando gli ho cambiato le pile non va più come prima, invece di andare meglio che le pile sono nuove, non lo so. Quindi questo è il mio dietro le quinte. Adesso ovviamente non vi posso far vedere quando, dicevo, non vi posso far vedere mentre giro il video, perché sarebbe stato anche carino fare così, no? Riprendimi un pezzettino, perché io ovviamente giro col telefono, per cui non posso farvi vedere la ripresa e niente, questo è quanto. Non è che c'è moltissimo da dire sul dietro le quinte. Quando poi avrò terminato di girare, ovviamente io qua adesso ho tutte le robe da farvi vedere, tipo questi che sono i prodotti terminati, e ho altre cosine, metterò tutto a posto, butterò via i prodotti terminati, metterò tutto a posto e basta, non c'è chissà che cosa da dire. Va bene, dai, magari questo qui lo faccio tipo video vlog e faccio vedere qualcos'altro magari dopo. Allora, adesso sono in posizione. Mi è venuto in mente che appunto mi era anche stato chiesto come faccio a fare video tutti i giorni. Ovviamente quando ho delle idee le segno e
le scrivo. Quando voi mi scrivete appunto un'idea di video che volete vedere, me lo segno e piano piano li faccio. Poi ovviamente c'è il, non so, il video shopping, c'è il video unboxing, c'è il video spesa. Cerco di fare un video diverso ogni giorno e i cani. Cerco di fare un video diverso ogni giorno per non annoiarvi. E quindi dicevo, cerco di mettere un video diverso tutti i giorni, per cui ogni volta che io ho delle idee mi metto e giro. Davvero una bella scorta, perché poi io ogni giorno devo montare almeno uno o due video, perché poi oltre il tempo che ci vuole per montarlo bisogna caricarlo, ci vuole il suo tempo, e poi bisogna compilare tutto l'info box, tutto quello che c'è da compilare, e porta via veramente tanto tempo. Porta via tanto tempo anche la copertina, perché delle volte la voglio in un modo ma non mi viene, non mi convince, e la rifaccio, provo un altro modo finché trovo quella che mi ispira, che mi colpisce, no? E quindi ci vuole il suo tempo per tutto. Quindi quando ho tempo cerco di caricare e montare uno, due video, delle volte anche tre se riesco. Poi magari lo monto, lo carico su YouTube e poi quando ho tempo vado e compilo. È una questione di essere organizzati. Ovviamente però i video li dovete girare, perché se no, per coprire tutta la settimana, visto che io faccio dal lunedì alla domenica, sono 7 giorni, dovete fare 7 video, 7 video alla settimana. Che lo fate tutti in un giorno, che li fate dispersi nella settimana, ma voi dovete portare 7 video. Però siccome che io non voglio arrivare con il 7° video così e poi il giorno dopo magari non ho niente, cerco di farne in più, sempre in più. Quindi se ne ho bisogno di 7 ne girerò 10, per avere sempre la scorta, perché non si sa mai che un giorno non riesco, ho il video già a posto, già preparato. Quindi cerco di montare, caricare e compilare più video che posso, in modo da avere 3-4 video sempre lì che aspettano che io li programmi per poi essere pubblicati. E niente, poi dovete avere tanta fantasia anche, perché non è facile portare un video al giorno, non è assolutamente facile. Va bene, adesso giro il mio video, ci vediamo dopo. Allora, sempre per il video di far vedere dietro le quinte, vi faccio vedere come preparo il video di abbigliamento. Quindi ho messo le due soft box e il cavalletto con la ring, anche se è piccolissimo, fa poca luce. Li metto così, quindi uno da destra e uno da sinistra, e questo centrale, però la luce, la maggior parte della luce verrà data da queste due qua. Poi ho preparato la mia rella con la roba che devo fare vedere. E niente, e questo è quanto per girare appunto i video di abbigliamento. E vi lascerò comunque di tutta l'attrezzatura che vi faccio vedere di questi video in info box, così se li volete, perché io ho preso tutto su Amazon, se volete e vi servono cliccate con un clic, andate subito su Amazon a vedere insomma quanto costano. Io vi metterò un link di riferimento se trovo quello che costa di meno, se no comunque quando io metto il link è veloce da andare a vedere gli altri prezzi, anche perché possono cambiare ogni giorno facilmente. E niente, allora io intanto sto preparando il mio tavolo da lavoro e la lorgnette, vedete che l'ho messa? Carina, solo che appena la muovi cadono tutte le lettere, un casino. E quindi niente, dai. Allora, prima di iniziare ci facciamo un bel caffè. Da riprendermi un po' perché sono ancora un po' rintronata dal sonno, non sono ancora bella sveglia. Ieri sera abbiamo guardato le serie TV
Riverdale e l'abbiamo guardata fino alla fine, l'abbiamo finita e siamo andati a letto alle 3:30, quindi sono abbastanza in dormenta stamattina. Però adesso questo caffè mi aiuterà a riprendermi. Speriamo. Buon caffè. Ci vediamo.